Abruzzo i contagi sono in aumento, ma si stanno facendo tanti test sui pazienti asintomatici e la seconda ondata sarà contenuta se il sistema sanitario non andrà in default. Lo ha detto il professore Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, componente della task force regionale sul coronavirus, durante la trasmissione Pronto Medicina Facile, curata e condotta da Paolo Castignani. Nel corso del programma Parruti ha risposto in diretta alle domande rivolte sia telefonicamente che via email dai telespettatori di Rete 8. Ha parlato della crescita dei contagi, delle possibilità di cura e delle misure per prevenire il Covid-19 ed ha fornito alcuni consigli. Consigli sull'alimentazione. Riempire gli ospedali di pazienti Covid e lasciare fuori gli altri pazienti se continua a crescere il numero di casi, professore? Ma io spero con tutto il cuore che tutto quello che abbiamo detto stasera e la presenza di una rete Covid su tutto il territorio abruzzese che si è organizzata e strutturata in questi mesi ci possa permettere di mantenere, questa è veramente la grande sfida, io sono con lei. La grande sfida sarà quella di non ridurre i servizi essenziali per le patologie non Covid, non solo ovviamente quelle tempo dipendenti, ma tutte quelle che fanno parte del grande patrimonio di prevenzione e cura che abbiamo acquisito. La grande scommessa nei confronti dei nostri sistemi sanitari è proprio che se tutto va bene riusciremo a reggere senza chiudere gli altri servizi. Dobbiamo dare una risposta al titolo della nostra trasmissione, argine contro la seconda ondata, come? Facendo quello che abbiamo fatto finora, non andando in default sul territorio, la prima grande scommessa è sul territorio, noi dobbiamo continuare a tracciare con questa attività frenetica. Ti do una chiave di lettura leggermente diversa, diciamo, dell'attività di testing che stiamo facendo. È vero che stiamo trovando tanti positivi, ma stiamo facendo tanti test negli asintomatici e questo ci può dare una grossa mano a ridurre la diffusione del contagio. Allora io sono convinto che se riusciamo ad andare avanti su questi numeri e su questa dimensione, alcuni ambiti regionali, quantomeno in Europa e nel mondo, potranno essere meglio protetti rispetto ad altri.